Inaugurato il nuovo sottopassaggio di Orsago, il taglio del nastro dell'opera di Orsago è una conquista che va letta anche nella direzione della futura partenza della metropolitana di superficie, che interessa anche le altre province venete. Da qui la presenza all'inaugurazione anche del presidente della regione, Luca Zaia. Con il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro, si è voluto fare il punto della situazione anche su nuove fondamentali analoghe iniziative in altre aree del territorio provinciale. A breve partiranno i lavori per il sovrappasso di Cordignano, ultimo in quest'asta Conegliano-Udine è il passaggio a livello di Pianzano. Non dimentichiamo la chiusura anche di 4 passaggi a livelli privati che la provincia di Treviso si è accollata. Un importante progetto che va verso la sicurezza dei cittadini, l'eliminazione di passaggi a livello e soprattutto a rendere più scorrevole le nostre strade. Il Parco del Sant'Artemio è stato protagonista della consegna da parte della provincia di Treviso di 3 nuovi mezzi per la protezione civile, assegnati rispettivamente all'Associazione AVAV Pedemontana del Grappa, l'Associazione Volontari Protezione Civile di Meduna di Livenza e all'Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo di Volontariato e Protezione Civile di Motta di Livenza. Salgono quindi a 85 i mezzi in dotazione ad altrettante associazioni attive nella Marca, con un totale di oltre 3.500 volontari pronti a intervenire in caso di bisogno. Un'altra tappa importante di un percorso che è iniziato qualche anno fa con la creazione di un sistema integrato di protezione civile, di una centrale operativa unificata presso i Vigili del Fuoco. Arriviamo già a circa 80 mezzi consegnati, alle oltre 85 organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti in provincia di Treviso, 3.500 sono i volontari che prestano la loro attività in sinergia con i Vigili del Fuoco e con il sistema integrato di protezione civile in provincia di Treviso, e un appello che faccio a tutti voi: iscrivetevi alla protezione civile, chi ha buona volontà siamo qui che vi aspettiamo, telefonando in provincia agli uffici della protezione civile oppure recandovi o telefonando a qualsiasi organizzazione di volontariato nel nostro territorio provinciale.